Buongiorno a tutti, sono Alessandra Priante, direttore Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Volevo rivolgere un grandissimo saluto a tutti voi da Madrid e soprattutto un grandissimo saluto a Ugo Picarelli e a tutti gli organizzatori della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che normalmente si sarebbe dovuta tenere a Paestum ora, proprio in questo periodo. E che comunque è stata rimandata all'anno prossimo. L'anno scorso, proprio di questi tempi, ero lì e ho avuto il grandissimo piacere di partecipare per la prima volta e di partecipare proprio nel mio nuovo ruolo di direttore Europa dello UNWTO per dimostrare che ancora una volta le Nazioni Unite sono da sempre accanto a questo evento, ma che l'Italia può giocare un grande ruolo di eccellenza. Proprio con eventi di questo tipo, perché con la borsa archeologica si realizza qualcosa che probabilmente è abbastanza unico nel mondo, non solo per la location da cui viene fatta, ma anche per il modo estremamente professionale in cui si gestisce non solo la parte della fiera, ma anche la parte degli incontri. Io faccio tutti veramente io, i miei più calorosi non solo saluti, ma grandi auguri a tutti voi. E soprattutto vi do appuntamento ad aprile, sperando che questa situazione così incresciosa e così in qualche modo triste per tutti noi, abbia trovato un modus di vita e di gestione che ci consenta di portare avanti le nostre attività prioritarie, che in questo caso sono appunto del turismo, e che questo consenta di rifocalizzare anche un po' la nostra azione. Per imparare una lezione verso obiettivi maggiormente sostenibili, innovativi, ma soprattutto accessibili e responsabili. Quindi, di nuovo, un caro saluto da parte mia, da parte dello UNWTO, e a presto.